Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 3 maggio 1926. Come la volontà divina, bilocandosi, regna nell'anima come nella sua sede. Stavo secondo il mio solito perfondermi nel santo volere divino e dicevo: Maestà suprema, vengo a nome di tutti, dal primo all'ultimo uomo che esisterà sulla terra, a darvi tutti gli omaggi, le adorazioni, le lodi, l'amore che ciascuna creatura vi deve e a farvi tutte le riparazioni di tutti e di ciascun peccato. Ora, mentre ciò dicevo, il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: Figlia mia, questo modo di pregare è solo della mia volontà, perché essa sola può dire: Vengo a nome di tutti innanzi alla Maestà Suprema. Perché con la sua onniveggenza e immensità vede tutto e abbraccia tutti e può dire, non per un modo di dire, ma in realtà, vengo a nome di tutti per farvi tutto ciò che le creature vi devono. Nessuna volontà umana può dire in realtà, vengo a nome di tutti. Questo è il segno che regna la mia volontà in te. E mentre ciò diceva, a voce alta il mio Gesù continuava a pregare ed io lo seguivo. Ed insieme ci siamo trovati dinanzi alla Maestà Suprema. Oh, come era bello pregare con Gesù! Tutte le cose le stavano investite dalle parole e atti suoi. E siccome la sua volontà si trovava dappertutto ed in ciascuna cosa creata, da per ogni dove si sentivano ripetere le sue parole creatrici,
le sue adorazioni e tutto ciò che faceva. Io mi sentivo più impicciolire insieme con Gesù e tutta meravigliata, e lui ha soggiunto: figlia mia, non ti meravigliare, è la mia volontà che, bilocandosi mentre regna in Dio, nel medesimo tempo regna nell'anima e coi suoi modi divini prega, ama e opera in essa. Perciò ci riesce impossibile non gradire, non amare, non ascoltare la nostra volontà bilocata nella creatura. Anzi, essa sola ci porta come in grembo la nostra gioia, la felicità, l'amore che straripò dal nostro seno nella nostra opera ad extra della creazione. Ci ripete la festa, ci rinnova il gaudio che sentimmo nel creare tante belle cose degne di noi. Come non amare colei che ci dà l'occasione di bilocare la nostra volontà col farla regnare in essa per darci amore, adorazioni, gloria divina? Perciò è il prodigio dei prodigi il vivere nel mio volere, perché il tutto sta nella volontà, tanto in Dio quanto nella creatura. Quante cose noi potevamo fare, ma perché non le vogliamo, non le facciamo. Quando le vogliamo, siamo tutto amore, tutta potenza, tutto occhio, mani e piedi, insomma tutto il nostro essere viene accentrato in quell'atto che vuol fare la nostra volontà. Invece, se la nostra volontà non vuole, nessuno dei nostri attributi si muove. Pare che non hanno vita per tutto ciò che non vuole fare la nostra volontà. Sicché essa tiene la supremazia, il dominio sul nostro essere ed è la dirigente di tutti i nostri attributi. Perciò la cosa più grande che potevamo dare alla creatura era la nostra volontà. Ed in essa centravamo tutto l'essere nostro. Si poteva dare amore più intenso, miracolo più strepitoso di questo? Anzi, per quanto possiamo dare alla creatura, a noi sembra nulla a confronto del dare la nostra volontà regnante e dominante in essa. Perché nelle altre cose che possiamo dare sono i frutti delle opere nostre, dei nostri domini. Invece, col dare la nostra volontà non sono i frutti, ma la stessa nostra vita e i nostri stessi domini. Chi ha più valore, i frutti o la vita? Certo la vita, perché col dare la vita del nostro volere diamo insieme la sorgente di tutti i nostri beni, e chi possiede la sorgente dei beni non ha bisogno dei frutti. E se la creatura ci desse tutto, facesse i più grandi sacrifici, ma non ci desse il suo piccolo volere per far regnare il nostro, ci darebbe sempre nulla. Anzi, noi quando le cose non sono riprodotte dal nostro volere, per quanto grandi, le guardiamo come cose a noi estranee, che non ci appartengono. Io stavo a pensare a ciò che mi aveva detto Gesù e dicevo tra me: ma possibile tutto ciò? Che il divin volere giunge fino a bilocarsi per regnare nella creatura come nella sua propria sede, nel suo seno divino? Gesù ha soggiunto: figlia mia, sai come succede? Supponi un piccolo tugurio, povero, dove un re, preso d'amore per esso, vuole abitarci dentro, sicché da dentro quel tugurio si sente la voce del re, partono i comandi del re, escono le sue opere. Dentro il tugurio sono cibi adatti per alimentare il re, la sedia per sedersi degna di lui. Sicché il re nulla ha cambiato di ciò che, conviene alla sua regale persona, ha cambiato solo l'abitazione dalla reggia, di sua volontà e di sommo suo piacere ha scelto il tugurio. Il piccolo tugurio è l'anima, il re è la mia volontà. Quante volte sento la voce della mia volontà che prega, che parla, che insegna nel piccolo tugurio dell'anima tua? Quante volte vedo uscire le mie opere e reggo, vivifico e conservo tutte le cose create dal tuo piccolo tugurio? Della piccolezza la mia volontà non fa conto, anzi le piace assolutamente. Quello che va cercando è l'assoluto dominio.
perché con l'assoluto dominio può fare ciò che vuole e mettere ciò che le piace. Non molto tempo fa, credo di aver fatto un'omelia, una meditazione, una catechesi, non ricordo di cosa si trattasse, ma ricordo bene il titolo, che andrebbe bene insieme al tema della bilocazione anche per questa meditazione, che era questo: Dio può fare tutto ciò che vuole, ma non vuole tutto ciò che può. La parte centrale di questa pagina di Guisa, la glossa alla considerazione di Gesù, il prodigio dei prodigi è il vivere nel mio volere, è proprio un'esaltazione del potere della volontà divina. E attenzione, di riflesso è anche un'esaltazione del potere della volontà umana. Quando Gesù afferma è il prodigio dei prodigi, il vivere nel mio volere, conclude dicendo perché il tutto sta nella volontà, attenzione, tanto in Dio quanto nella creatura. E poi spiega quante cose noi potevamo fare, ma non le abbiamo fatte e non le facciamo. Perché? Perché non vogliamo. Quando le vogliamo, c'è un 48, sta tutto in sinfibrillazione anche nella vita divina. Gesù usa questi termini, siamo tutto amore, tutta potenza, tutto occhio, mani e piedi, immagini misteriose, no? Quindi noi Dio non l'abbiamo mai visto, in Dio ci stanno gli occhi, le mani e i piedi, sappiamo per certo insomma che la divinità è un essere incorporeo. Però noi che siamo immagine e somiglianza di Dio, le mani e i piedi ce le abbiamo, insomma. Quindi come sarà? Lo vedremo quando andremo in paradiso, no? In ogni caso, a prescindere dalla interpretazione di questi termini, che non possiamo sapere esattamente come si devono interpretare, perché dovremmo aver visto Dio, ma è una cosa un pochino difficile da questo mondo. Quello che però è importante è che tutto l'essere divino è accentrato quando un atto è voluto, è deciso dalla divina volontà. E al contrario, se la divina volontà non ci pensa a fare una cosa e non la vuole, dinanzi a quell'atto, come dire, non voluto dalla divina volontà, dice, è come se i miei attributi non ci fossero. Pare che non hanno vita, pare che è finita l'onnipotenza, è finita l'onniscienza, è finita l'onniveggenza, è finita che Dio parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste, come si legge nel bellissimo Salmo. E quindi, molto opportunamente Gesù spiega, essa tiene la supremazia, il dominio sul nostro essere ed è la dirigente di tutti i nostri attributi, cioè tutti quanti gli attributi divini si muovono, mossi dalla volontà. L'onnipotenza, infatti, se Dio non vuole metterla in atto, è come se non ci fosse, per dire, no? La potenza creativa, la capacità di fare qualunque cosa, di governare qualunque cosa, di mettere fine a qualunque cosa, di modificare qualunque cosa. Pensiamo per esempio ai miracoli che Gesù ha fatto. Cosa diceva quando faceva un miracolo? Questo si vede benissimo, soprattutto nei Vangeli ovviamente, no? Dice: Signore, se vuoi puoi guarirmi. Cosa risponde Gesù? Lo voglio. Sì, guarito. Quindi c'è stata una manifestazione della volontà di Gesù. E noi sappiamo che la sua volontà umana agiva
volontariamente all'unisono con quella divina, e quindi la volontà umana investita della volontà divina, lo voglio sì guarito, e quella immediatamente guarisce, seduta stante. Ma quando una cosa Dio non la vuole, quella cosa non si fa. Noi dovremmo molto pensare a questa parte centrale di questa meditazione, perché moltissimi uomini, diciamo moltissimi, credo per dire un eufemismo, verrebbe da dire tutti gli uomini, insomma, certamente comprendendo in questi tutti qualche debita eccezione, ma sicuramente la stragrande maggioranza, campano avvelenati. Avvelenati perché le cose non vanno secondo i loro gusti e perché Dio è colpevole di non intervenire, d'accordo, per farle andare secondo i loro gusti. Qui è una grande semplificazione, ma è così. Ma invece quando Dio una cosa non la vuole, è perché quella cosa, diceva il nostro caro Alessandro Manzoni, nei Promessi Sposi, mettendolo in bocca agli oppositori del matrimonio di Renzo e Lucia, non sa da fa, e non sa da fa perché non è cosa buona, utile, necessaria, opportuna e produttrice nel breve, nel medio, nel lungo periodo di quel bene che Dio sempre persegue e, diciamo così, admira in ogni opera che fa. Se noi proprio questo ce lo mettessimo bene in testa, se noi di questo fossimo non convinti, ma di più, camperemmo tutti molto meglio. Ma essere convinti di questo significa semplicemente, donne e cari, entrare nella verità pura e semplice, sic et simpliciter. Chi comanda è Dio. Dio può tutto, ma non vuole tutto ciò che può. Quindi se una cosa Dio non la vuole, o ancora se una cosa Dio la vuole, non si faccia o si faccia quella cosa. Punto. Senza proprio battere ciglio. Ecco perché con la vita nella divina volontà alcune cose a cui già c'erano arrivati evidentemente grandi maestri di spirito, grandi santi, grandi asceti, la grande maturità della vita in essa è raggiungere quello stato di assoluta indifferenza, come dire, dinanzi alla percezione che si ha della divina volontà, si vive semplicemente in uno stato di abbandono. Tante volte l'abbiamo meditato, trema la terra, crollano i monti nel fondo del mare, c'è un salmo che dice queste cose, chi recita la liturgia delle ore dovrebbe conoscere questo versetto. Noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, e questa frase non si dice soltanto come frasetta fatta in momenti tranquilli, quando si sta comodamente seduti su una sedia, insomma, o nella propria casa al sicuro. Questa frase si dice tranquillamente, Dio ce ne salvi, ma se dovesse, Dio non voglia, succedere, quando il terremoto c'è stato in atto, non temiamo se trema la terra, non temiamo, non solo non temiamo, non ci mettiamo neanche, anche di questo si parla negli scritti, l'ultimo capitolo del volume 8, una delle poche cose, insomma, che riesco a citare a memoria, perché mi è rimasta talmente impressa, è un passo fondamentale, che è la storia del perché. Cioè, non soltanto che noi ci abbandoniamo alla divina volontà, ma ci abbandoniamo senza fare né farci domande né scervellarci, d'accordo? Perché Dio non, cioè, molte volte non vuole che noi capiamo tante cose qui in questa terra, e non vuole che noi capiamo tante cose, quindi non ce le farà capire. D'accordo? Perché se non ci dà la luce, noi non capiamo niente di tante cose. Quindi, e se la luce non viene, non capiremo
Tu puoi stare a cervella quanto ti pare. L'unico danno che farai è cervellarti, quindi turbarti, e agitarti, e intristirti, immalinconirti e nel peggiore dei casi prendertela contro il Padre Eterno, perché non ti dà le spiegazioni, però non fa quello che tu pensi sia opportuno, fa quello che tu pensi sia inopportuno e quindi uno si avvelena, detto proprio in termini molto molto prosaici e feriali. Così campano tutti, ma così campano proprio veramente, con le dovute eccezioni, tutti. Ecco perché già Santa Caterina da Siena a suo tempo, si legge nel dialogo della Divina Provvidenza, anche questa è una cosa che a suo tempo mi restò profondamente impressa, non l'ho più dimenticata. Tutti i mali dell'uomo, a tutti, derivano dal fare la propria volontà. Perché quando ci riusciamo in qualche modo a farla, produce guai. Quando non riusciamo a farla, produce contrarietà, tristezza, appunto angoscia, frustrazione, perché non si può fare quello che abbiamo deciso di fare. Dobbiamo, a mio modestissimo avviso, interiorizzare, metabolizzare queste cose e poi metterle in pratica. Ci stanno un pochino di esempi molto concreti che si possono fare, no? Cioè, vanno dai piccoli, come dire, inconvenienti della giornata. Come va la nostra giornata? Allora, un figlio di Dio, un figlio di Maria, non vive le giornate a casaccio. Nessuno lo fa e nessuno lo deve fare. Quindi un figlio di Dio, un figlio di Maria ha una giornata che è ordinata, perché la divina volontà è ordine. Quindi si sa più o meno quando ci si alza, si sa più o meno quando si va a dormire e si sa più o meno nei vari archi di tempo della giornata. Questo poi ognuno, a seconda dello stato di vita che occupa, della missione che ha, del lavoro che fa, di tante delle scelte che ha fatto, di tante cose, ci deve pensare e deve organizzare il tempo, perché se organizzi bene il tempo ci sta tempo per tutto, anche per pregare molto, evidentemente nei limiti del possibile, oltre che bene. Ma se il tempo non lo organizzi, stai tranquillo che sicuramente non riuscirai a fare quasi nulla di buono. Questa organizzazione del tempo però deve essere un'organizzazione flessibile, perché va bene che sia così, ma il nostro Signore in una certa giornata potrebbe dirti: niente, oggi salta il programma, oggi fai quello che dico io, mi serve che tu faccia questa cosa, mi serve che tu incontri questa persona, mi serve che tu ti occupi di questa particolare cosa che non avevi previsto. Reazioni? Quando si manifesta la volontà di Dio, dobbiamo essere flessibili. Si accantona tranquillamente il programma giornaliero, non perché non sia una cosa buona, ma perché oggi Dio mi sta chiedendo una cosa diversa. Da domani si riprende tale e quale, come prima, meglio di prima. Se anche domani il nostro Signore metterà, come dire, una deviazione, e la percorriamo senza nessun problema. Poi ci rimettiamo in carreggiata e così via. Questo nelle piccole, nelle medie e nelle grandi cose. Perché non si muove foglia che Dio non voglia, dobbiamo sempre ricordarlo. Un altro elemento di meditazione, prima di concludere, è questa bilocazione di cui parla Gesù, della divina volontà nella creatura. E Luisa stava facendo una preghiera che si può fare solo nella divina volontà, come Gesù dice, cioè tu solo se stai unito e fuso con la divina volontà puoi fare questa cosa. Quindi vuol dire che la divina volontà ha la possibilità di bilocarsi e quindi collocarsi dentro la tua anima. Maestà suprema, vengo a nome di tutti, dal primo all'ultimo uomo che esisterà sulla terra, a darvi tutti gli omaggi.
le adorazioni, le lodi, l'amore che ciascuna creatura si deve e a farvi tutte le riparazioni tutti di ciascun peccato. Si badi che prima di dire queste cose, Luisa dice: stavo secondo il mio solito per fondermi nel santo volere divino. Perché soltanto nella divina volontà si può fare una cosa di questo genere? È di una facilità estrema, no? È il motivo per cui soltanto Dio, come si legge nel libro dell'Esodo, può dire di sé: io sono colui che sono, in verità. Se ci si pensa a questa frase, nessun essere creato può dire una frase di questo genere. Perché io sono colui che sono, formulato al tempo presente, vuol dire che in ogni istante, a partire dall'istante attuale, in ogni istante che precede questo istante e che lo segue, senza fine né indietro né in avanti, Dio può dire: io sono, io sono, io sono, cioè ci sono, d'accordo? Nessuno degli esseri creati può fare una cosa di questo genere, perché il mio essere ha un punto di inizio, che è non tanto la mia data di nascita, quanto la data del mio concepimento. Noi la data di nascita la conosciamo perché ce l'hanno detto i nostri genitori, ma la data di concepimento la conosciamo con una certa approssimazione. Non è impossibile determinarlo se si creano certe condizioni, ma saperlo con certezza è un po' più complicato ordinariamente. Adesso poi non so se mentre sto parlando negli ultimi periodi si siano inventati qualche altra diavoleria tecnologica per cui quello che dico è falso e si potesse insomma stabilire esattamente la data del concepimento. Comunque non è importante questa considerazione, l'importante è che io 60 anni fa non c'ero. Allora io non posso, quindi non potrei mai presentarmi a nome di Dio, a nome di tutto il genere umano, dinanzi alla Maestà Suprema. Primo, perché io non ho nessuna autorità, cioè sugli altri esseri umani, non ho nessun potere. Né posso dire che mi posso trovare, che posso agire in nome per conto di tutti quanti i membri della razza umana. Né perché nessuno mi ha dato questo potere e io non ce l'ho di mio. Né perché non come faccio ad andare ad agire su quelli che sono vissuti nel Medioevo, che io sono vissuto tra il XX e il XXI secolo. Come farei? Non lo posso fare. Né tantomeno potrei offrire delle, come dire, sostituzioni vicarie a ciò che ciascun uomo è tenuto a dare a Dio: adorazioni, omaggi, lodi, amore. Quindi Gesù risponde subito: figlia mia, questo modo di pregare è solo della mia volontà, perché essa sola può dire: vengo a nome di tutti innanzi alla Maestà Suprema. Nessuna volontà umana potrebbe dire in realtà, certo, se noi vogliamo fare il giochetto, dire: io vengo a nome di tutti, ma sono chiacchiere, d'accordo? Attenzione, un conto sono le chiacchiere, un conto è la realtà. Se vogliamo fare un esempio, se celebro io la messa dopo che sono stato ordinato sacerdote, quella messa è realtà, perché anche se non si vede niente di sensibile, io il corpo di Cristo lo consacro, il calice pure, il sacrificio della croce si compie sull'altare dove la messa viene celebrata. Ma se lo fa un seminarista, si veste da prete e dice, fa esattamente le stesse identiche cose, non succede niente, non c'è nessuna consacrazione, non c'è nessun sangue di Cristo, non c'è nessun sacrificio della croce. Ecco la differenza, no? Quindi se la messa la celebrasse un seminarista, quella messa sarebbe una finzione, non è realtà. Se la messa la celebra un prete, quella messa è realtà. Attenzione che però apparentemente quello che noi vediamo non cogliamo nessuna differenza. Ecco, così un conto che uno fa questa preghiera fuso con la divina volontà, e questa è una preghiera reale. Un conto che uno la fa così, d'accordo, come sua espressione, come dire, di devozione, un misticismo personale, non c'ha nessun valore, d'accordo? Noi non possiamo andare a nome di tutti, è il potere che ci viene dato dalla divina volontà e è uno dei motivi per cui il Signore è molto felice di donarcela.
Ed è la cosa più grande che possa farci, perché ci permette, attraverso queste forme particolari di pregare, di dare a Dio esattamente il ricambio di amore, di gloria e di adorazione che gli è dovuto da tutti, facendolo contento. Gesù dice: se uno facesse i più grandi sacrifici, i più grandi di tutti, ma non ci desse il suo piccolo volere per far regnare il nostro, sarebbe nulla. Ecco perché la cosa, i sacrifici dobbiamo farli, per carità, le penitenze bisogna farle, proporzionate evidentemente, quindi secondo il proprio grado di maturità spirituale, secondo il proprio cuore, abbracciandolo liberamente, secondo la nostra generosità. Quindi queste sono scelte personali che si fanno davanti a Gesù, sapendo che Dio li vuole, i nostri sacrifici e le nostre preghiere, se certamente non ci dice quali direttamente, lo dobbiamo capire noi piano piano nella nostra coscienza, nella nostra preghiera. Ma attenzione, più grande sacrificio di tutti, e sempre il primo deve essere, è quello della nostra volontà. Lì non dobbiamo assolutamente fare il minimo sconto, assolutamente. Per cui in qualunque situazione noi ci troviamo, dobbiamo sempre farci la domanda: se il Signore mi chiedesse di trovarmi esattamente nell'esatto contrario, in una situazione completamente opposta a quella in cui adesso mi trovo, su tutti i punti di vista, piccoli o grandi che siano, io direi tranquillamente il mio Fiat? Sì, bene, allora ci sono ottime possibilità e probabilità che vivi nella divina volontà. No, e questo sinceramente dobbiamo dircelo, siamo ancora al di qua, espressione che usiamo spesso, no? Dice Gesù dinanzi allo stupore di Luisa: nessuno stupore, cioè un re ha l'abitazione propria nella reggia, no? Fuori di metafora, questo è il paradiso, ma può anche decidere di andarsene a vivere in un tugurio e firmare le sue carte dentro il tugurio, dare i suoi ordini da dentro il tugurio. Perché? È perché gli vuole andare a fare, vuole andare a onorare, per amore che per l'amore che gli è venuto, la casa di il tugurio di quel poveraccio. Problemi, non può fare Dio quello che vuole. Quindi lui non ha paura, è nato in una stalla, quindi le varie significazioni simboliche del Natale, questa certamente è presente, ma c'erano arrivati tanti interpreti, no? Non c'è soltanto il discorso della povertà nella stalla di Betlemme, che è evidentemente uno dei principali, o il fatto che Dio è stato rifiutato, quindi non c'era posto nell'albergo e quindi va a nascere appunto in un tugurio, ma c'era anche un messaggio molto bello, dice: non temere del tugurio che tu sei, perché basta che tu mi dai la tua volontà e io lì non disdegno di nascerci, perché quello che il Signore cerca è che la nostra volontà gliela diamo, comprendendo quello che significa bene, quello che implica questo atto, no? Io non ho dato la mia volontà a Dio se trasgredisco i comandamenti, per esempio, è una pia illusione, no? Il resto lo possiamo tranquillamente comprendere ed elaborare da soli. Quindi ciò che lui va cercando è l'assoluto dominio, quindi piena adesione della volontà umana a quella divina e pieno possesso da parte della volontà divina senza nessuna resistenza della volontà umana. Quando questo accade, allora sì, posso fare ciò che voglio dentro quell'anima, anche se non voglio tutto ciò che posso neanche dentro quell'anima, posso certamente fare ciò che voglio e metterci ciò che mi piace.
Bene, grazie infinite, o Santa Vergine Maria, per mezzo di te grazie infinite a Gesù per quello che anche oggi ha voluto dire a nutrimento della nostra anima, ha voluto dirci a nutrimento della nostra anima. Ci rallegriamo della sua condiscendenza nel non disdegnare di abitare nel tuo cuore delle nostre anime e soprattutto, ecco, comprendiamo la potenza e la grandezza della sua volontà a cui desideriamo fermamente stare uniti ed essere ad essa completamente abbandonati e imparare a pregare in essa, perfezionandoci sempre di più per dare a Dio il ricambio di amore, di adorazione, di gloria, di benedizione che gli è dovuto a nome di tutti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.